Eccoci qua, ciao ciao ciao, buon pomeriggio a Ciao. tutti. Ciao ciao, sono qua con Gianluca, vogliamo discutere di un problema tecnico, come si dice tecnico, ma secondo me ha delle implicazioni molto di più della tecnica, nel senso, abbiamo letto tutti sul Financial Times, poi abbiamo letto su Sole 24 Ore tradotto sul Financial Times, ci sono stati problemi nel mercato monetario del cosiddetto repo agreement, che è schizzato fino al 10%. Che cosa è un repo market? Allora, iniziamo dalle cose basilari. Gianluca, spiega un attimino che cosa è il mercato monetario. Cosa è il mercato monetario? Praticamente nel mercato monetario, adesso in America c'è una struttura un pochettino diversa da quella europea per la presenza dei cosiddetti money market funds, però diciamo il mercato monetario è quello dove si scambiano attività e passività a breve e dove le banche tipicamente finanziano o rifinanziano le attività e le passività a breve. Quindi a breve intendiamo, tagliamo la libreve, diciamo entro i 30 giorni, dai, così non è proprio esattamente così, ma per semplificare. E quindi diciamo, in questo segmento del mercato del credito si praticamente matchano, si incrociano domanda e offerta di liquidità o di investimenti a breve termine, no? Questo è quello che succede nel mercato fino ai 30 giorni. Per cui le banche, i fondi monetari, la Fed in teoria anche, o le persone che hanno le aziende, eccetera, eccetera, che devono impiegare o reperire liquidità, impegnare liquidità che hanno e che non gli serve, o reperire liquidità che non hanno e che gli serve, incrociano domande e offerte. Questo è quello che succede nel mercato, nella parte del mercato monetario a breve. Quello che è successo, appunto, come diceva Thomas, è che credo il 15 di settembre, o insomma lunedì, oggi ne abbiamo 21, Sì, quindi. era questo, esatto. Il 14 era venerdì, credo sì, il venerdì e lunedì e poi anche martedì e mercoledì ci sono state delle tensioni nei tassi a breve che sono intorno al 2%, adesso il corridor era all'1,8, ma diciamo al 2, 2, prima del taglio dei tassi erano al 2,25, per cui di solito tutte le operazioni si chiudono intorno al tasso di sconto. La sto tagliando breve per non fare differenze tra tasso di sconto, tasso di refi, eccetera, eccetera. Diciamo, si chiudono in quell'intorno lì. E invece, in una delle giornate, adesso non mi ricordo esattamente quale, Thomas, se trovi il grafico mentre parlo, perché non me lo ricordo più, se era venerdì o Sì, è lunedì. stato venerdì, esatto, è stato venerdì, certo. A un certo punto, venerdì, quel tasso, che di solito è molto controllato, eccetera, eccetera, è salito al 10. E per i giorni successivi è rimasto in tensione il mercato, a volte è andato al 2,75, a volte al 4. Quello cosa succede? Cosa vuol dire? Vuol dire che normalmente chi è, diciamo, datore di liquidità, cioè ha liquidità in eccesso, quando succedono questi sbalzi qui, cosa fa? Aumenta l'effetto snowball, perché non si impegna la mattina a prestarti a 2,25, che è il tasso che normalmente prende. Si sa che durante la giornata può partire uno schioppo a 4, al 10, al 7, e quindi di sicuro, se lui non si impegna a prestare i soldi durante quella giornata, partirà uno schioppo al 4, al 7, al No, 10. esattamente, cioè esatto, cioè, secondo me questa cosa qua va sottolineata, nel senso, in un mercato normale in cui una banca centrale controlla i tassi a breve, tutti questi picchi di mercato che esistono sono non efficienti, nel senso assolutamente non efficienti, perché se c'è un mercato, se c'è la Fed che tassa praticamente. Diciamo allora, diciamo una cosa principalmente, come funziona la politica monetaria della Fed dal 2010 in avanti, 11, non lo so. È un mercato non più channel, ma floor. Ci sono delle riserve in eccesso, la Fed ha drenato liquidità e titoli di Stato dal mercato, fissa un tasso sul mercato, sulle riserve, questo qui è come funziona. Praticamente adesso cos'è? Attorno al 2%. L'1,8 l'hanno È preso. l'1,8, esatto, una roba così. Funziona così: invece di fissare un tasso su quello che erano delle
potenzialmente degli attivi nel suo bilancio, fissa un tasso sui suoi passivi. E questo è che succede. Sì, esatto. Cioè, adesso vi faccio lo share, no? Allora, questo qua è il grafico delle riserve che le banche americane hanno presso la Fed. Allora, queste, ovviamente, cosa succede? Che da quando la Fed inizia a fare il cosiddetto... Ecco, esatto. Vediamo là, come dicevo io prima, dal 2009 in avanti, queste sono le riserve. Le riserve salgono con il QE, nel senso che le banche cosa fanno? Le banche vendono titoli alla Fed e depositano riserve presso la Fed. E la Fed, al contrario della banca centrale, che è una grande polemica che io e Thomas stiamo facendo con la banca centrale da anni sui tassi negativi, cosa fa su queste riserve? Le remunera, perché dice alle banche, siccome le riserve sono una parte essenziale del mercato monetario a breve, dovete tenerle liquide per far funzionare, cioè è come un olio per il mercato a breve, io ti remunero per il fatto che tu le tieni ferme qua. Mentre in Europa si è deciso di... Non le tassiamo, cazzo, le tassiamo! In Europa le tassiamo anche, le tassiamo! Non è una roba ridicola! Quindi la Fed non si è mai sognata neanche dipinta di mettere tassi negativi sulle riserve. Di queste riserve, diciamo, quando inizia a rallentare il QE, a iniziare anche il quantitative tightening, cioè che la Fed non rinnova più il QE, non rinnova più, fa smontare il bilancio, no? Anche sulla roba che sul portafoglio che ha investito, cosa succede? Che da 2 trilioni e 9, per tutti quelli che ci dicono che la Fed non ha mai smontato il bilancio, ha stampato i soldi, guardate qua come l'ha smontato il bilancio. Dal 2009 vengono giù e vanno a 1,3 trilioni. Di questo 1,3 trilioni che c'era ad agosto, settembre anche, 1 trilion sono riserve obbligatorie, cioè l'attività bancaria ha una parte di riserve obbligatorie che deriva dal fatto che tutte le banche devono avere, vabbè, ci sono per legge sui depositi, eccetera, eccetera, va bene. In più c'è una provision della regolazione bancaria che vale un po' per tutti, che dice che devi avere una cosa che si chiama LCR, Liquidity Coverage Ratio, che deve coprire i prossimi 30 giorni, per cui devi avere una liquidità sufficiente a coprire il fabbisogno di X tempo, e di questo 1,3 trilioni le riserve obbligatorie e che derivano dai requirements, le richieste del Liquidity Coverage Ratio e anche un buffer ulteriore di liquidità che è imposto a quelle che vengono definite global SIFI, cioè le banche di systemically important, tipo JP Morgan, Citigroup, eccetera, eccetera, che non hanno l'LCR come gli altri, in più ne hanno un altro pezzetto da tenere. Di quel 1,3 trilioni le riserve obbligatorie sono 1 trilion. Quel trilion non si può toccare, cioè lo devi tenere là, ok? Quindi ci sono riserve a disposizione della Fed, perché le banche lasciano lì i soldi, no? E la Fed può reimpiegarli, di $300 billion. Quello che succede il 15 di settembre è che ci sono richieste per scadenze fiscali dalle aziende americane e emissioni di T-bills e T-bonds per 100 miliardi le richieste per pagare le tasse da parte delle aziende americane e 50 di T-bills e T-bonds. Quindi c'è un picco di richiesta dal settore privato di 100 miliardi per le tasse e dal settore pubblico di 50 miliardi per le emissioni, e quindi praticamente sul mercato si è creato un imbalance micidiale tra richiesta di liquidità e offerta di liquidità. Se ci pensate, 150 miliardi sono la metà delle riserve diciamo commerciabili del sistema bancario americano, che è un numero senza senso compiuto. La Fed, come diceva Thomas, non ha una repo facility. Non ce l'ha. Adesso la faranno. Adesso l'hanno fatta. Evitando il fatto, lo sta dicendo da mesi, che dovranno farla. Hanno fatto un errore, secondo me, abbastanza. Cioè, hanno una facility di reverse repo facility. Sì, quella sì. Che vuol dire tiro via la liquidità. Esattamente. No? Ma non c'hanno quell'altra facility. Cioè, una roba, secondo me... abominevole. Hanno fatto un errore abbastanza marchiano, rimediabile, è successo un cazzo. Cioè, esatto, cioè lo possono fare. Esatto. Però, insomma, una roba un po' da matita blu, no? Cioè, nel senso, adesso non vorrei dire, però, cioè, che ti scappa via il mercato monetario, cosa sei lì a fare? Mi sembra ridicolo, ma allora, diciamo una cosa, Gianluca, onestamente, con tutte queste riserve in eccesso, la liquidità
scarseggia nel mercato. No, anche se non l'hanno proprio vista, sai. Cioè, se ci sono queste tensioni sul mercato monetario con tutta questa liquidità abbondante, secondo me uno dovrebbe mettersi lì e dire ho fatto una cazzata, nel senso. Rimediabile, però qualche cosa non funziona nella mia strategia, no? Assolutamente. C'è stato un problema, nel senso che sai, a volte c'è tutta questa fede nelle banche centrali che possono fare... No, ma le banche centrali sono banche, non sono banche. Cioè, è una banca... Sono persone, alla fine. È una banca. Come avete in mente voi, banca. Una banca centrale è una banca privata che ha un certo tipo di potere rispetto alle banche che altre banche non hanno. È semplicemente questo. Cioè, se riesce a esercitare il suo potere in maniera efficiente, le cose funzionano. Se le cose non funzionano come previsto dalla banca centrale piuttosto che dalla banca X, possono avere degli effetti reali. Sì. Lì c'è il problema, cioè c'è il problema. Allora, ascoltami, se fossimo in transazioni di mercato pure, no? Dove non c'è un floor al 2,20, no? Per il ripo. Per cui tu sai che la tua media, mediana, eccetera, è 2,20, no? Ma se fossimo in un mercato normale dove non c'è quel prezzo amministrato del ripo, diciamo, tu se sei un tesoriere cosa fai? Vedi lo spike a 10, cominci a prestare i soldi e poi il mercato trova a un certo punto il suo livello di equilibrio. No, dovunque certo, sia, certo. 5, 4, 3, 2, 1. Quello che succede è che si inceppa tutto, è perché se tu sai che invece il tuo prezzo di equilibrio per legge, diciamo così, è 2,20, ma nonostante quello tu vedi degli spike a qua, esatto, i piazzi il prezzo proprio piazzi. Ti levi dal mercato, capito? Esatto. Cioè ti levi proprio, cioè non vai neanche a fare price discovery, perché tu dici perché devo andare io, cioè aspetto, lo so che piglierei 2,20, ma preferisco mantenermi l'opzionalità di vedere uno spike al 5 intraday e li presto là, capito? Per cui il tema perché tu, cioè, sai che non dovrebbe succedere, ma è successo 3-4 giorni di fila. Quindi, cioè, questa roba qua, purtroppo, è una cosa un po' delicata, perché non è una vera transazione di mercato, perché tu sai che normalmente quando ci sono gli spike interviene la banca centrale, in Europa è così, perché ha una repo facility e dice cos'è che state quotando là, 2,32 invece che 2,25? Non va bene, esatto. 2,25 offerta infinita, cioè capito? E quindi sì, va 2,25. Totalmente inelastica, diciamo questa roba qua, è inelastica. Cioè quindi, a quel prezzo lì offro qualsiasi fondo tu vuoi. Eh sì, perché tu stai segnalando dove sono i tassi del corridor, no? Quello a cui remuneri le riserve da una parte e a quello a cui presti i soldi dall'altra, no? Per cui, cioè... praticamente, cioè, è uno strumento di politica monetaria, quindi si presume che la banca centrale ci sia proprio a cavallo e non lo faccia sgarrare di un millimetro, no, quella roba là. E invece questa volta abbiamo visto una roba che ha sgarrato. Ma infatti, allora, è per questo che ho voluto fare questa discussione con te, per dire di questi qua che pensano di controllare inflazione a lungo periodo, qualsiasi cazzo di variabile nominale tu abbia in mente, non riescono neanche a controllare il repo market, cazzo. Cioè, tra l'altro, non so se lo sai, ma la Fed che è incaricata delle operazioni di mercato è quella di New York, no? Cioè, perché fanno tutto loro, sì, no? Sì, sì. Qua la fanno loro. Secondo me sono squillate i telefoni, mica male. Saranno tutti morti, esatto, saranno tutti morti. Senti, ma com'è possibile questa cosa qua? È una roba, cioè, veramente, è una roba che non si può capire. Sì, è una roba... Allora, la cosa carina di questa roba qua è che invece in Cina, che è una cosa che noi abbiamo già discusso, sì, altre volte, sì, la People Bank of China queste cose qua le fa apposta. Cioè, nel senso che ogni tanto parte un missile e loro fanno fallire 3 o 4 operatori, no? Cioè, nel senso, quando si accorge... Vabbè, lì è un mercato molto più politico. Cioè, nel senso, la People Bank of China sa tutto e lo usa un po' a cazzo, a modo suo, no? Per cui quando la People Bank of China vede, non so, un real estate che è in difficoltà, una società finanziaria, una holding o qualcosa, e decidono lì che deve fallire... Li fanno fallire, non chiude il ripo quella mattina lì. Esatto. Cioè, c'è questo problema qua che non c'ho nessuno che mi contratta, e dall'altra parte, vabbè. Okay. Esatto. Cioè, loro controllano un po' la bolla creditizia con quello che io chiamo dei systematic little earthquakes,
che ogni tanto tirano, capito, in mezzo al mercato monetario, per cui salta qualcuno per aria, puff, e sparisce, no? Ora lo possono fare perché là è un po' diverso, cioè c'è un oversight, diciamo un setup istituzionale lievemente diverso. Lievemente diverso. Ecco, però è il loro modo di controllare, diciamo, i picchi di espansione creditizia, no? Cioè, no, ma anche perché sto qua esagerato. Allora, scusami un attimo, cioè mettiamo, allora prendiamo un'impresa, no? Che si è trovata nel mercato monetario in quel giorno lì, che doveva praticamente finanziare le sue operazioni con quei tassi lì. Non si è trovata nei cazzi amari. Si è trovata nei cazzi amari. Sì, perché metti che tu, adesso facciamo un caso pratico, no? Metti che tu quel giorno lì hai scadenze fiscali. Esatto, che cazzo fai? Non è che puoi andare il giorno dopo. Cioè, non è che un cliente o un fornitore gli dici, oh, ascolta, c'è un casino, ti bonifico domani. No, quello lo puoi fare. No, tu devi bonificare il Ministero del Tesoro americano perché devi pagare le tasse, i contributi, sa la Madonna che cosa, no? Cioè, li paghi il 10 quel giorno. Avete avuto sfiga, amici. Avevate fiducia nella Fed. La Fed, purtroppo, questa facility qua del repo, che in Europa funziona in maniera differente. Sì. Cioè, la Fed non c'è... Cioè, a me è una roba che sempre... Allora, faccio vedere questa cosa qua. Faccio lo sharing di questa roba qua. Secondo me mi sembra molto interessante questa roba qua. Eccoci qua. Come funziona adesso il mercato della Fed negli Stati Uniti? Cioè, praticamente esiste un floor. Questo qui è l'effective fund rates. Effective fund rates, che è praticamente un limite... al limite rispetto al one month treasury bond. Eccolo qua, guardalo qua. È il corridor quello. Eccolo qua. È un corridoio. Cioè sono passati da, praticamente, col QE, che cazzo hanno fatto, sono passati da un channel system in cui tu dici io finanzio tutte le banche a questo tasso qua, le banche arrivano da me, io finanzio qualsiasi banca con quel tasso. Quella roba che gli sta dicendo Thomas è la parte blu. Esatto, esatto. L'interesse che la Fed paga sulle riserve, no? Esattamente. Siamo passati da quel tasso lì a un altro tipo di modo di fare central banking, per cui io ti compro le riserve, su queste riserve do questo cacchio di... Esatto, do questo interesse qua. Vediamo un attimino, cioè praticamente i collateral repo in questo cacchio di sistema qua, lo vedete come sono totalmente aleatori? Cioè, schizzati. Quello lì è andato al 10 venerdì. Dal 2016 al 2018 schizzavano in questo corridoio che ancora ci stavano. Adesso schizzano dei corridoi che non hanno ragione. Siamo all'1,75, quel cacchio di tasso lì è schizzato al 10%. Quindi praticamente in questo sistema qui, in questo modo qui, non controllano neanche il mercato monetario a brevissimo termine. Quindi loro volevano farvi credere che controllavano tutto, ma non funziona così, non funziona così. Ma infatti adesso il dibattito, sai qual è, no? Il dibattito che c'è in America è molto, molto, molto intenso, è qual è il livello ottimale delle riserve per far funzionare il sistema creditizio. Sì, esatto. Cioè in modo tale da non avere questi casini qua. E devo dire, con grande onestà intellettuale, molti dei membri Fed, magari anche di altre Fed, Kansas, cioè, perché poi alla Fed non è che... Cioè, la Fed non è che è un unicum, eh? C'è gente che dissente anche pesantemente. Pesantemente, esatto. Come non abbiamo mai visto in Europa, probabilmente. Ecco, esatto. L'ultima volta l'abbiamo visto. Visto, però sembrava chissà che cazzo di rivoluzione. Però, diciamo, c'è molta gente che della Fed che ha detto candidamente a ragazzi, noi, la verità è che non lo sappiamo qual è il numero giusto di riserve che dobbiamo avere per evitare questa roba. Non sappiamo se è 1,3, 1,7, 1,8, 2. Ma io ve lo spiego così. È ovvio che non lo sanno, perché è impossibile da sapere. Perché?
perché quel numero lì dipende tantissimo da come si muove l'aggregato creditizio, no? Cioè, nel senso, se tu hai un aggregato creditizio, una velocità della moneta che si muove in un certo modo, non è che quel numero lì rimane fisso, quel numero lì cambia insieme a tutto questo aggregato, no? E quindi, cioè, il punto qual è? Che, e qui è un po' il problema che io vedo in tutta la struttura delle banche centrali, eccetera, eccetera. Cioè, se tu dirotti il mercato e lo vuoi amministrare, ok, non permetti più la price discovery, cioè i prezzi non danno segnali, nel senso che i prezzi sono finti, nel senso che li stai amministrando tu, quindi non mi danno nessun tipo di segnaletica, e quindi ti devi aspettare che a un certo punto, quando tu che amministri i prezzi non hai capito cosa sta succedendo, i prezzi ti vadano via dal controllo. Per cui il tema vero è, siccome l'interbancario eccetera eccetera, da quando c'è stato il QE è morto, no? Perché è morto? Perché invece che prestare la banca Codagnoni, invece che prestare la banca Manfredi, cosa fa? Vende alla Fed, che fa da stanza di compensazione, che a sua volta presterà alla banca Manfredi, no? Da quando c'è il QE cosa è successo? È successo questo, che la banca centrale, tutte le banche centrali sono diventate tipo un banco dei pegni, il pawn broker come lo chiamano in America, che si è messo in mezzo a tutte le banche commerciali, per cui nessuno, a parità di remunerazione, nessuno si presta più direttamente i soldi. È sempre meglio avere come controparte la banca centrale, no? Rischio creditizio zero, che se la smenino loro poi a ridare i soldi alla banca Manfredi, no? Per cui è successa sta roba, e quindi adesso deve passare tutto da lì, e quindi ogni tanto, siccome sono uomini pure loro, sbagliano, capito? E quando sbagliano, sbagliano in una maniera abbastanza eclatante, cioè vedere i tassi al 10 a breve, gli overnight al 10 è una roba, cioè, allucinante. No, vuol dire che non controlli più l'aggregato monetario, nel senso, non c'è più controllo su, cioè... La politica monetaria sta a zero in quei livelli lì. Insomma, ripeto, cioè, pensate che qualcuno sarebbe potuto, magari è anche saltato in aria quel giorno lì. Esattamente, quel giorno lì molte imprese sono saltate in aria. Possono essere saltate per aria. Esattamente, se io avevo un debito rispetto allo Stato, allora, hanno detto tutti, vabbè, c'erano le scadenze fiscali, ok. Scadenza fiscale, io devo pagare 1.000 euro. Ma anche lì, Thomas, non è che non lo sapevano. Che ma non esattamente, tutta questa cosa è delirante, totalmente delirante, vabbè. Ma una scadenza fiscale, io mi trovavo a pagare dopodomani 1.000 euro. Siccome non avevo i fondi, dovevo fare una transazione per avere quei fondi lì di liquidità. Quella liquidità lì l'ho pagata al 10%, quindi invece di 1.000 euro, sì. 1.100, cazzo, non è una roba ridicola. Se, non avevi, se il tuo tesoriere non aveva fatto provvista prima e doveva fare provvista quel giorno lì, che non... Sto pagando 1.000 euro, cazzo, fai i conti, sono saltati tutti in aria. Dall'altra parte, chi era datore di liquidità, cioè che si era preparato ha fatto il deal della vita. Cioè. Esatto, han goduto, esattamente, l'han vista, han goduto. Però è una roba che ovviamente... Se tra banche funziona così, non funziona. No, ovviamente questa roba qua, quando poi vi sentite dire... della trasmissione della politica monetaria sull'economia reale, eccola qua la trasmissione. Esatto, che non funziona, cioè quando funziona non funziona. La trasmissione ha perso il segnale per un attimo, perché una roba così è una roba che, ripeto, è un errore grave, cioè è come se è paragonabile a un flash crash sul Dow, cioè su Wall Street, cioè quel giorno che esatto, perché non c'era nessun tipo di stress aggregato in questa roba qui. No. Quando l'abbiamo visto nel 2008, c'era uno stress aggregato, lo posso anche capire. Vabbè, non l'avevi visto, nessuno l'aveva visto. Queste cose qua sono stress idiosincratici, nel senso, alcuni hanno alcune scadenze, altri hanno... C'è il tesoro che fa praticamente la sua proposta di nuovi bond, whatever. Sono tutte robe che sono previsibili. Cioè, se il mercato monetario non funziona in questi casi qua, quando cazzo funziona? Cioè, quando è che funziona? È un po' una roba da matita blu, Non è da matita blu, è una roba grave, cazzo, è gravissima. No, ma poi tu pensa adesso non è per dire, pensa...
un tesoriere che dipende chiaramente dal CFO, del direttore finanziario, il quale a sua volta dipende dal amministratore delegato. Pensa se sbaglia di 20 minuti, presta i soldi a 2,25 e 20 minuti dopo cioè sono al 2. Esatto, gli taglieresti la testa, non gli È una taglieresti. bella figura. Vabbè, comunque ragazzi, cioè, abbiamo voluto raccontarvi questa cosa qua, secondo me era una roba molto interessante. Sì. Ma probabilmente interesserà a me, Gianluca e pochi altri, però sembra una roba interessante, molto È interessante. una roba un po' tecnica, però che. È tecnica, no, ma ti fa capire i limiti, praticamente i limiti di quelli che penso che non hanno limiti, no? E i danni di certi tipi di discorsi veramente che sono campati in aria. Cioè, ti fa capire anche un po' dei limiti ogni tanto, meno male che non c'è Michele, di quelli che fanno ricerca teorica sul central banking, no? Che assumono, diciamo, delle azioni e reazioni quasi pavloviane di causazione e correlazione e che a volte, primo, sarebbero tutte da dimostrare anche in un andamento normale, cioè anche secondo il loro modello, no? Cioè, quanto tempo è che ci continuano a dire che i tassi negativi spingono il credito europeo a una linea dritta che sembra un morto che ha l'elettroencefalogramma piatto? Quindi, cioè, poi mi dicono, ah, ma non hai il controfattuale, magari scendeva. Sì, ma non ce l'hai neanche tu. Quindi, cioè, voglio dire, di cosa parliamo? Che senso? Quindi, cioè, il problema è che tutta questa fiducia nella politica monetaria che possa cambiare le cose a livello di economia reale. Bisogna anche un po' smetterla, no? Cioè, lo dico io da appassionato di queste cose, cioè non tutta questa cosa compra solo tempo e basta. Poi a volte, capito, fanno delle robe che se la facessimo io e te ci lanciano con la fionda oltre Cortina, no? Nel senso che questa cosa qua è una roba che non so. No, vabbè, infatti, ma, esatto, cioè, ti voglio bene anche perché tu sei uno dei pochi amici che il venerdì sera, quando c'è Powell che parla, ti Lo mette. ascolto. Esatto. Vabbè. Non so quanti amici ho come te, veramente. Bene, cioè, sono Guarda, sfigati che al venerdì sera hanno da fare quello, ce ne può. esatto. Ciao. Ciao amici, ciao ciao.